La vitiligine è una patologia spesso sottovalutata, ma che ha un forte impatto sia psicologico che socio-economico per le persone. Ne parliamo con il professor Mennini, che abbiamo incontrato a Milano a un incontro stampa. Professor Mennini, avete condotto uno studio sulla vitiligine, ce ne può parlare? Abbiamo effettuato un'analisi per andare a valutare l'impatto dei costi della malattia, in particolare i costi diretti sanitari, quindi quelli a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Abbiamo preso i dati di una regione specifica italiana, che sono però anche stati testati dal punto di vista anche della significatività statistica. Da questa analisi è emerso come un costo medio per i pazienti dal punto di vista a carico del Sistema Sanitario Nazionale si aggiri intorno ai 1.700 euro, però questo dato è un dato che va preso con le molle, nel senso che bisogna andare a stratificare poi i pazienti anche per grado di comorbidità, utilizzando un indice specifico presente in letteratura collegata alla vitiligine, dal quale siamo riusciti poi appunto a far emergere come purtroppo dal punto di vista economico l'impatto aumenta enormemente nel momento in cui abbiamo delle comorbidità e quindi l'indice preso in considerazione impatta fortemente. Da questo punto di vista i costi e quindi la spesa a carico del Sistema Sanitario Nazionale passa da circa 1.700 euro fino a oltre 5.000 euro. Quindi già qua riusciamo a comprendere qual è la magnitudo della dimensione quindi della patologia dal punto di vista dell'impatto economico per quanto riguarda il Sistema Sanitario Nazionale, che dovrebbe allertare maggiormente il decisore pubblico per cercare di comprendere quanto sia importante quindi andare a disegnare dei percorsi di presa in carico del paziente precoce in maniera tale da riuscire a trattare precocemente con le cure migliori che si potranno avere a disposizione, quindi ridurre la disabilità del paziente stesso, migliorare la sua qualità della vita, ridurre i costi sanitari, ma anche poi anche i costi indiretti e i costi sociali. I costi indiretti poi rappresentano un'altra sezione importante delle malattie in generale. Nella quasi totalità delle malattie i costi indiretti superano i costi diretti sanitari. I costi indiretti sono quella categoria di costi che riguardano la perdita di produttività dovuta alla disabilità delle malattie, riguardano la spesa sociale, riguardano la spesa previdenziale per pensioni di disabilità, indennità d'accompagnamento, assegni ordinari di invalidità. Quindi sono tutti quei costi che non vanno a impattare direttamente sul sistema sanitario, ma vanno a impattare sul sistema economico e sociale del Paese. Anche nel caso della vitiligine, uno studio portato avanti a livello europeo ha dimostrato come il 60% diciamo anche dei costi che caratterizzano la vitiligine, soprattutto all'interno dei costi indiretti, siano preponderanti rispetto ai costi diretti sanitari. Nello specifico la maggior parte dei costi indiretti è ascrivibile alla perdita di produttività, quindi questo significa che purtroppo questa è una patologia che fa sì che i pazienti che ne soffrono o perdono il posto di lavoro o sono costretti a cambiare il posto di lavoro, quindi determinando anche una perdita di reddito, o addirittura nel momento in cui lavorano purtroppo non riescono a garantire lo stesso livello di produttività di una persona che invece sta in pieno stato di salute. E questo va a impattare negativamente sul sistema economico del Paese, ma anche a livello sociale, determina anche un incremento dei costi a carico delle famiglie, che possono essere più o meno elevati, ma vanno a determinare un impoverimento del reddito di queste famiglie. Quindi gli interventi, la diagnosi precoce, ma soprattutto un trattamento precoce e appropriato di questa patologia può andare a ridurre non solo i costi diretti sanitari come abbiamo visto prima, nella maggior parte dei casi poi riguardano le ospedalizzazioni, ma ancora di più anche possono avere un impatto positivo dal punto di vista economico e sociale, andando a ridurre quel peso economico che va a gravare su tutta la società, inteso come perdite di produttività, costi a carico delle famiglie, spese out of pocket e eventualmente poi costi a carico del sistema sociale.